cari amici di All For Shooters, All For Hunters, cacciatore cade e si spara ad un piede. Per il TAR dell'Umbria legittima la revoca della licenza. Nella video lezione di oggi vedremo la sentenza del TAR dell'Umbria numero 525 del 2024. Come sempre diamo uno sguardo ai fatti. La materia è diritto delle armi e della pubblica sicurezza. L'ambito è la revoca della licenza di caccia a seguito di incidente. Le normative di riferimento di nostro interesse oggi sono gli articoli 11, 39 e 43 del TULPS. Tizio, tornando da una battuta di caccia, procedeva col proprio fucile aperto, ma col colpo in canna, verso la propria automobile. Procedendo su di un terreno scosceso, Tizio scivolava, provocando accidentalmente la chiusura dell'arma e facendo quindi partire un colpo che lo attingeva al piede sinistro, con prognosi quindi di 40 giorni ed una ferita lacero-contusa con frattura del metatarso. A seguito di una informativa dei carabinieri, accorsi sul luogo dell'incidente assieme ai sanitari, nei confronti di Tizio veniva emesso dalla prefettura un divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell'articolo 39 del TUPS, con conseguente ritiro della licenza da parte del questore. Nei confronti dei due suddetti e distinti provvedimenti interdicenti, Tizio decide di proporre un ricorso gerarchico, che articolerà con le motivazioni qui di seguito riportate. I motivi del ricorso di Tizio. Come anticipato, Tizio non accetta i due provvedimenti emessi dall'amministrazione nei suoi confronti, reputandoli illegittimi secondo una serie di motivazioni che riportiamo qui di seguito in maniera sintetica, che saranno poi sostanzialmente la base non solo del ricorso gerarchico ma anche del ricorso presso il TAR. I provvedimenti impugnati sarebbero nulli per integrale carenza di attività istruttoria prodromica, che ebbero i presupposti di cui agli articoli 10, 11 e 39 del TULPS quanto all'assenza di concreti abusi da parte del ricorrente nell'uso delle armi. Sarebbe stato platealmente violato l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento che la prefettura ha espressamente ritenuto non dovuta senza chiarirne il motivo. Risulterebbe altresì violato l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 241 del 90, anche in considerazione del fatto che la prefettura pone a fondamento del divieto la di detenzione armi l'asserita violazione delle regole di prudenza senza comunque specificare quali esse siano. Il provvedimento impugnato inoltre sarebbe infine sproporzionato, perché eccessivamente afflittivo, violerebbe l'articolo 2 della Costituzione, nella parte in cui priva il ricorrente della possibilità di esercitare l'attività venatoria. Le ragioni della prefettura. In maniera schematica vediamo adesso quali sono le motivazioni addotte dalla prefettura. Secondo la prefettura, anche un solo fatto indice di colposità e negligenza nell'uso delle armi è idoneo a giustificare l'adozione di un provvedimento avente natura cautelare come il divieto di detenzione armi. In particolare è contrario ad elementari norme di prudenza procedere su un terreno accidentato con il fucile carico, benché aperto. Inoltre la comunicazione di avvio di procedimento non era certamente dovuta, trattandosi di un provvedimento sostanzialmente cautelare. Il rigetto del ricorso. Il ricorso presentato dal Tizio verrà rigettato, reputando il TAR pienamente legittima la scelta operata da parte dell'amministrazione. Vediamo adesso insieme sulla base di quali ragioni il TAR reputa legittimo l'operato appunto dell'amministrazione. Sostanzialmente, seppur non si sia integrata nessuna fattispecie, nessuna ipotesi di reato, si deve convenire con la valutazione operata dalla prefettura, secondo cui Tizio si è senz'altro dimostrato negligente circa il buon uso delle armi. L'esplosione del colpo di fucile, in circostanze siffatte, era un fatto improvviso ma non certamente imprevedibile, specialmente su un terreno accidentato e con l'eventuale presenza di fango, dato che per azzerare il rischio sarebbe bastato osservare le buone pratiche dell'uso delle armi e procedere con l'arma scarica. Una condotta come quella concretamente adottata appare quindi coerente con la ritenuta inaffidabilità circa il buon uso delle armi, perché fortuitamente il colpo attingeva il piede del ricorrente senza provocare particolari danni, ma in presenza di terzi chiaramente ben avrebbe potuto cagionare il ferimento, altrimenti fenomeni ben peggiori. È evidente, infatti, che la condotta negligente e colpevole è consistita precisamente nel transitare ad attività venatoria conclusa su un terreno sconnesso e potenzialmente foriero di caduta con arma carica, quindi ovviamente idonea a sparare e ad offendere.
Quindi, in sostanza, possiamo dire che ciò che l'amministrazione ha voluto e ha valutato sostanzialmente è stato il comportamento negligente di Tizio, il quale ha deciso di transitare su di un terreno scosceso mantenendo l'arma aperta e col colpo in canna, un comportamento che certamente non è tipico di chi osserva le basilari regole di sicurezza a caccia. Oltre al buon senso, che sempre deve ispirare chi maneggia le armi, ricordiamo anche che l'argomento è spesso e volentieri una domanda che esce agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, ove viene chiesto cosa si debba fare quando ci si presta ad attraversare un terreno scosceso o un fossato e quali siano le opportune accortezze da adottare al fine di evitare incidenti.